Guarda qui, un'altra sonda, come quella su Eden Prime. Ho la sensazione che stia per accadere qualcosa di brutto. Tu non sei Saren. Che diavolo è? Una specie di interfaccia IV? Primitive creature di sangue e carne. Sfiorate la mia mente cieca nella vostra ignoranza e incapaci di comprendere. No, non credo sia una IV. C'è un piano d'esistenza così superiore al vostro da risultare per voi inconcepibile. La Sovereign non è una semplice nave dei razziatori trovata da Saren. È un razziatore. Razziatore? Un nome scelto dai Protean per dare un volto alla loro distruzione. Non importa come decidano di chiamarci. Noi semplicemente siamo. I Protean sono scomparsi 50.000 anni fa. Tu non potevi essere presente. È impossibile. La vita organica è solo una mutazione genetica, un errore. La vostra vita si misura in anni e decenni. Voi sfiorite e morite. Noi siamo eterni, il pinnacolo dell'evoluzione e dell'esistenza. Dinanzi a noi siete nulla. La vostra estinzione è inevitabile. Noi siamo la fine di ogni cosa. C'è un'intera galassia di specie unite pronte ad affrontarti. Una sicurezza che nasce dall'ignoranza. Il ciclo non può essere spezzato. Ciclo? Quale ciclo? Il ciclo si è ripetuto più volte di quante tu possa immaginare. Civiltà organiche nascono, si evolvono, conquistano e all'apice della loro gloria vengono annientate. I Protean non sono stati hanno creato loro la cittadella. Non hanno realizzato i portali galattici. Li hanno semplicemente trovati. Eredità della mia specie. Perché avreste creato i portali galattici per poi lasciarli a disposizione di altre specie? La tua civiltà si basa sulla tecnologia dei portali galattici che deriva direttamente da noi. Utilizzandola, la tua società si sviluppa lungo binari da noi prefissati. Noi portiamo l'ordine nel caos dell'evoluzione organica. Voi esistete solo perché ve lo permettiamo. E vi estinguerete perché lo esigiamo. Si prendono gioco di noi. Ci lasciano sviluppare finché vogliono e poi ci annientano. Che cosa volete da noi? Renderci schiavi? Risorse? La mia specie trascende la tua comprensione. Ognuno di noi è una nazione indipendente. Privo di debolezze. Non puoi nemmeno sfiorare la natura della nostra esistenza. Da dove provieni? Chi ti ha realizzato? Noi non abbiamo inizio. Non abbiamo fine. Noi siamo infiniti. Milioni di anni dopo la fine della tua civiltà, noi saremo. Dove sono gli altri razziatori? Sei l'ultimo della tua specie? Noi siamo legione. Il tempo del nostro ritorno sta giungendo. I nostri numeri oscureranno i cieli di ogni mondo. Non sfuggirete al vostro destino. Non sei neppure viva. Sei solo una macchina. E le macchine si possono distruggere. Le tue parole sono vuote come il tuo futuro.
sono l'avanguardia della distruzione. Questa conversazione è finita. Comandante, siamo nei guai. Dimmi, Joker. Quella nave, la Sovereign, si sta muovendo. Non so che cosa hai fatto laggiù. Quella cosa ha appena effettuato una manovra che spezzerebbe a metà una qualsiasi delle nostre navi. Si sta dirigendo verso di te a tutta velocità. Devi andartene da lì e devi farlo in fretta. Questo terminale non è più operativo. Qualche idea, comandante Shepard? Dirigiamoci verso il centro gestazionale. Joker ci recupererà dopo che avremo piazzato la testata nucleare. Sembra che Shadow abbia colpito un punto debole. Alenco, attaccali! Devi bloccarli là fuori. Quella torretta potrebbe fare letteralmente a pezzi la Normandy. Thank you.
tocca a noi. Darci dei get e piazzare le chiavi. Cariche piazzate, tutti a terra, a terra! Ottimo lavoro. Un problema in meno a cui pensare. Comandante, sto atterrando. Mi avvicinerò il più possibile al sito. Mi ricevi? La testata nucleare è quasi pronta, tenente. Raggiungi il punto del rendezvous. Negativo, comandante. I Get ci hanno bloccati alla torretta antiaerea. Abbiamo subito gravi perdite. Il capitano Kinray è morto. Non riusciremo mai ad arrivare al rendezvous. Piazza quella bomba e vattene. Dimenticati di noi. Portali via di là, Joker, subito! Negativo, è troppo pericoloso. Non puoi correre questo rischio. Cercheremo di respingerli più... Qui è tutto sotto controllo, signore. Vai pure a recuperarlo, a finire di armare la bomba, ci penso io. Alla torretta antiaerea, muoversi!
pare che i Geth abbiano mandato rinforzi. Capo, abbiamo appena individuato una nave nemica diretta verso la tua posizione. È già qui e sta scaricando un sacco di Geth intorno alla bomba. Riesci a respingerli? Ce ne sono troppi. Temo che non riusciremo a contenerli. Attivo la bomba! Cosa stai facendo, capo? Devo assicurarmi che la bomba esploda, costi quel che costi. È finita, comandante. Vai a prendere il tenente e andatevene subito da qui. Non penso proprio. Ce la caveremo benissimo. Torna a prendere Williams. Williams, chiama Joker e digli di aspettarci nei pressi della bomba. Sì. Comandante, io... È la cosa migliore da fare, Ash. Lo sai bene. Mi dispiace, Kaidan. Dovevo scegliere. Capisco, comandante. Non ho alcun rimorso. Erano davvero convinti che i Salarian fossero la vera minaccia. Un diversivo molto efficace. Ovviamente tutto sarà inutile. Non posso permetterti di rovinare ciò che ho creato. Tu neppure capisci qual è la vera posta in gioco. Perché fai tutto questo? Tu hai visto la visione delle sonde, Shepard. Tu, fra tutti, dovresti capire appieno cosa sono in grado di fare i razziatori. Non possono essere fermati.
Non perderti in ribellioni prive di senso. Non sacrificare ogni cosa in nome della stupida libertà. I Protean hanno cercato di combattere, ma sono stati completamente annientati. Miliardi di morti. Ma... e se si fossero inchinati dinanzi all'invasore? I Protean esisterebbero ancora oggi? La sottomissione non è forse preferibile all'estinzione? Credi veramente che i razziatori ci lasceranno in vita? Adesso capirai perché non ho mai presentato la questione al Consiglio. Noi organici siamo guidati dall'emozione, non dalla logica. Combattiamo anche quando sappiamo di non poter vincere. Ma se collaborassimo con i razziatori, se ci rendessimo utili, pensa quante vite sarebbero risparmiate. Quando l'ho capito, mi sono unito alla Sovereign, anche se ero a conoscenza dei rischi. Speravo che questa struttura potesse proteggermi. Temi che la Sovereign ti influenzi? Hai paura che stia controllando i tuoi pensieri? Ho studiato gli effetti dell'indottrinamento. Maggiore è il controllo esercitato dalla Sovereign, più calano le capacità del soggetto. Questa è la mia ancora di salvataggio. La Sovereign ha bisogno di me per trovare il compito. La mia mente è ancora libera, per ora. Ma la trasformazione da alleato a servitore potrebbe essere quasi invisibile. Non lascerò che mi accada. Dimmi perché la Sovereign ha bisogno del condotto. Dimmi di cosa si tratta. Forse troveremo un modo per fermarli. Il condotto è la chiave della vostra distruzione e della mia salvezza. La Sovereign ha bisogno del mio aiuto per trovarlo. È soltanto per questo che non sono stato indottrinato. Perché i Ghetto obbediscono alla Sovereign? Credono che la Sovereign sia una sorta di dio, il punto più alto della loro evoluzione. Ma la reazione della loro divinità è rivelatrice. È come un insulto per lei. La Sovereign non desidera la misera devozione dei Ghetto. Sono soltanto strumenti. E il fatto che credano nella Sovereign non cambierà tutto questo. Come strumenti però sono utili. Sopravvivranno all'invasione incombente. Se la vita organica vorrà sopravvivere, dovremo dimostrare di essere utili a nostra volta, collaborando con i razziatori. La Sovereign ti manipola e tu neppure te ne accorgi. Sei già caduto sotto il suo potere. No, la Sovereign ha bisogno di me. Se troverò il condotto, potrò sfuggire all'inevitabile. Questa è la mia unica speranza. Insieme possiamo fermare la Sovereign. Non dobbiamo sottometterci ai razziatori. Noi li possiamo sconfiggere. So che non è possibile, Shepard. Le visioni non possono essere negate. I razziatori sono troppo potenti. L'unica speranza di salvezza è unirsi a loro. La Sovereign è una macchina e pensa come tale. Se riesco a dare prova del mio valore, diventerò una risorsa preziosa. Non esiste altra conclusione logica. Eri uno specchio. Avevi giurato di difendere la galassia. Hai violato quel giuramento per riuscire a salvarti. Non lo faccio per me. Come fai a non capire? La Sovereign vincerà. È inevitabile. La mia via è l'unica via, se vogliamo sopravvivere. Sto creando un'alleanza fra noi e i razziatori. Tra organici e macchine. E così facendo, salverò più vite di quante ne siano mai esistite. Ma tu vorresti vanificare tutti i miei sforzi. Così condanneresti la nostra civiltà. E per questo motivo, devi morire.
Muovetevi tutti! Non riesco a credere che Kaidan non ce l'abbia fatta. Come abbiamo potuto abbandonarlo laggiù? Alenko sapeva quali rischi correva. Si è sacrificato per salvarci. Dovevo esserci io al suo posto, comandante. Lo sai bene. Non sei stata tu a scegliere, Williams. Ho deciso io. Mi dispiace, comandante. Mi hai salvato la vita e te ne sono grata. Ma dovevo essere io a morire. Alenko era un mio ufficiale superiore. Mi sarei sacrificata volentieri per lui. Ash, fino a che punto vuoi spingerti? Stai cercando di diventare una martire? Di riscattare l'onore di tuo nonno? Non è giusto. Il trattamento che aveva ricevuto era stato ingiusto, certo. Ma non voglio perdere un ottimo soldato a causa di questa storia. Agli ordini, comandante. Comandante, chiedo scusa, ma mi è venuta un'idea. Credo che la sonda recuperata nella base di Saren sia simile a quella che hai trovato su Eden Prime. Forse ha colmato i vuoti nella tua visione. Io potrei aiutarti a ottenere un quadro d'insieme più chiaro. Vuoi unire di nuovo le nostre menti, vero? Ok, fallo. Rilassati, comandante. Abbraccia l'eternità. Cosa incredibile. Non avrei mai pensato che le immagini sarebbero state così vivide, così intense. Mi serve un istante per riprendermi. La visione ha senso per te? Si tratta di un segnale di soccorso. Un messaggio inviato in tutto l'impero Protean. Un avvertimento contro i razziatori, ma un avvertimento giunto troppo tardi. E il condotto? C'erano altre immagini, luoghi, posti che ho già visto nelle mie ricerche. Ma sì, Ilos. Il condotto è su Ilos. Per questo Saren cercava il portale Mu, perché è l'unica via per raggiungere Ilos. Come mai non ci hai mai parlato di Ilos prima? Il portale Mu collega a decine di sistemi e centinaia di mondi. Come potevo sapere che era Ilos quello che voleva? Senza il cifratore le immagini delle tue visioni erano sempre confuse. Soltanto adesso ho riconosciuto i tratti geografici di Ilos. Dobbiamo raggiungere Ilos. No, il portale Mu si trova nei sistemi Terminus. Le navi dell'Alleanza non sono viste di buon occhio là, e tantomeno gli spettri. Il condotto è su Ilos. Ecco dove si sta dirigendo Saren. E noi saremo là ad aspettarlo. L'intera flotta di Saren sarà in orbita attorno a Ilos. Non riuscirei mai a scendere sulla superficie senza rinforzi. Devi avvisare il Consiglio. Ci serve una flotta per... Oh. Mi spiace... L'unione è davvero spossante. Credo che farei meglio ad andare in infermeria a stendermi un attimo. Dovresti farti dare un'occhiata dalla dottoressa Chakwos. Non sarà necessario. Mi serve solo un po' di riposo in un posto tranquillo. Qui abbiamo finito, puoi andare. Comandante, c'è una boa rigetrasmittente qui vicino. Se vuoi fare rapporto al consiglio della cittadella, posso attivare un collegamento. Così potrai avvisarli della Sovereign. Apri la connessione, Joker. Devono saperlo. Stabilisco il contatto. Comandante Shepard, sono lieta di vedere che la sua missione su Virmair abbia avuto successo. Saren è già abbastanza pericoloso senza un esercito di Krogan al suo servizio. I Krogan avrebbero servito la Sovereign, un razziatore. Sì, abbiamo letto il suo rapporto. La Sovereign, una macchina senziente, una vera intelligenza artificiale. Una notizia piuttosto allarmante, se risultasse vera. La Sovereign è un razziatore. Saren stesso lo ha ammesso. Si sta prendendo gioco di lei, Shepard. Saren ha ancora dei contatti sulla cittadella. Probabilmente ha visto i suoi primi rapporti, quelli che parlavano della sua visione, e dei razziatori. La cosa è possibile.
Saren sta usando false informazioni per metterla fuori strada. I nostri servizi segreti non hanno trovato alcun dato a conferma di questa ipotesi. Prima o poi dovrà fidarsi di qualcosa che dirò, consigliere. Provi a vedere le cose dalla nostra prospettiva, comandante. Saren è una minaccia riconoscibile. Per quanto ne sappiamo, invece, i razziatori esistono soltanto nelle sue visioni. Le nostre decisioni hanno effetto su miliardi di vite. Non possiamo agire in base alle accuse di un singolo, anche se si tratta di uno spettro. Non senza prove inconfutabili. Il Consiglio non può agire in forma ufficiale. Per questo abbiamo creato gli spettri. Lei ha l'autorità di agire come più ritiene opportuno. Se crede davvero che la vera minaccia sia la Sovereign, faccia tutto ciò che è necessario per fermarla. E per fermare Saren. Buona fortuna, comandante. Da noi tutti.